Bene, allora oggi posso finalmente farvi la recensione, un paio di CD che sono in assoluto tra i miei preferiti. Però, visto che appunto roba alquanto datata, negli ultimi tempi, ecco comunque penso ormai da un decennio, forse anche un pochino di più, diventava comunque difficile trovarli nei negozi. Sto parlando di questi CD, che sono un gruppo che, The Sins of Tidy Love, che io ho citato più di una volta. Erano un gruppo che attualmente non esistono più, anche se effettivamente uno dei membri del gruppo in realtà negli ultimi tempi ha proseguito comunque con un altro gruppo che in un certo senso ricorda comunque certe atmosfere dei The Sins of Tidy Love, ed effettivamente però quel gruppo lì non lo so se ha fatto uscire qualcosa, perché l'ultima volta che li ho sentiti, adesso mi sfugge il nome, perché purtroppo ho dovuto sentirli in maniera molto veloce, non potendo comunque star connessa ore e ore e ore. L'ultima volta che li ho sentiti erano caricati su YouTube, tra l'altro è stato un ragazzo a dirmi che appunto un ex membro delle Sins of Tidy Love in realtà suonava ancora. Gli altri effettivamente non so se siano ancora in attività, cioè gli altri membri del gruppo, a cominciare dalla cantante, francamente non lo so, perché anche sul web le informazioni relative comunque ai Sins of Tidy Love non sono tantissime, e soprattutto di loro non si sa più effettivamente che fine abbiano fatto, perché comunque non escono più CD, ecco, non sono più usciti CD. Questi, almeno, poi non lo so se loro ne hanno fatto magari uscire qualche mini CD, però là da loro, perché effettivamente, se ricordo bene, erano norvegesi. Comunque io non sono a conoscenza di altri CD a nome di The Sins of Tidy Love. Allora, questi sono i loro CD. Questo effettivamente è stato il debut album, però in realtà loro, prima di far uscire questo, ne avevano fatto uscire un EP, che se ricordo bene era All Alone. Era appunto questo EP, però quello purtroppo non, francamente non so neanche se è stato poi distribuito in Italia. Questo comunque è stato, diciamo, il debut album con cui si sono fatti conoscere anche in Italia. E io all'epoca era circa il 1998-99, se ricordo bene, vediamo se trovo la data. Perché non mi ricordo quando è uscito, comunque era il 98 e il 99, forse no, non è segnato. Quando questo CD è uscito, no, infatti non è segnata la data, comunque è del 99 o del 98 forse. Quando questo CD è uscito, loro sono stati recensiti sia su Mechalammer e anche su Grande Zone, però effettivamente non si sono beccati dei voti altissimi. Questo l'avevo già detto, è spiegabile secondo me col fatto che all'epoca uscivano veramente tantissimi gruppi, si assomigliavano forse un po' tutti, e quindi il recensore di turno magari era stanco, comunque in una giornata si era già sentito 7, 8, 10, 15 gruppi, quindi di conseguenza un po' per la stanchezza, un po' comunque anche perché doveva ripetersi. Alla fin fine questi gruppi si beccavano tutti la sufficienza, ma non andavano oltre la sufficienza. In realtà, ascoltandolo oggigiorno con il senno di poi, secondo me questo CD non merita una risicata sufficienza, ma come voto direi che possiamo dargli anche 8-9. Perché comunque The Sins of Tidy Love sono stati comunque tra gli ultimi gruppi a suonare gothic metal originario. Prima comunque che arrivasse il discorso del symphonic metal. I The Sins of Tidy Love sono stati tra gli ultimi gruppi comunque a suonare gothic metal originario, cioè intendiamo un po' che cos'è, quindi cioè, spieghiamo un po' che cosa intendiamo, perché oggigiorno l'etichetta gothic metal praticamente la si appioppa a qualsiasi gruppo che abbia la cantante carina vestita di nero, comunque vestita con i corsetti, quindi come etichetta è andata un po' a quel paese, teniamoci bene a cosa si intendeva. Allora, col termine gothic metal, come già spiegavo nell'altro video, si intendevano comunque quei gruppi che partivano dal doom death, come potevano essere, per dire, i primi My Dying Bride o comunque Paradise Lost,
O comunque, se vogliamo, il discorso più incentrato sulla voce femminile, gruppi comunque come i Tristanni e i Fragili, che comunque mantenevano, questo è importante dirlo, perché se non si capisce questo passaggio, poi non si capisce niente di tutto quanto va capito. Anche i Tristanni e i Theater of Tragedy, che comunque non arrivavano alle pesantezze sulfuree dei primi Paradise Lost, dei primi My Damn Bride, in realtà avevano comunque mantenuto le grosse vocals maschili. Per questo rientrano comunque in una seconda ondata del gothic metal, anche se un pochino meno sulfuree, ecco, da un punto di vista di tempi prettamente doom, perché comunque il doom death, in mente, ecco, poi appunto originandosi comunque dal doom metal, aveva tempi di canzone molto lunghi, si parlava di 5, anche più di 5 minuti, 8 minuti. Poi addirittura, per dire, varianti come il Funeral Doom arrivano, per dire, anche a 15 minuti, 20 minuti di canzone, anche di più. Quindi in realtà i The Sins of Tiny Love raccolgono un po' l'eredità dei My Dying Bride, dei primi My Dying Bride, dei Paradise Lost, però la addolciscono con un discorso di voce femminile, che nel caso della cantante dei The Sins of Tiny Love, che è Anita, era effettivamente una voce femminile alquanto angelica, anzi, forse potrebbe effettivamente stancare un po', perché alla lunga potrebbe risultare monotona. Un'altra particolarità degli The Sins of Tiny Love era che loro utilizzavano il violino, Difatti questo è un particolare che anche nelle recensioni del tempo i recensori facevano notare, ecco, a differenza di altri gruppi loro utilizzavano il violino. Anzi, vi dico anche, vediamo se lo trovo, il nome del violinista. Sì, allora, Pete Johansen, appunto, il nome del violinista. Tra l'altro, poi avevano anche un discorso di tastiere. Allora, i The Sins of Tiny Love, quindi, da un punto di vista prettamente musicale, si inseriscono in un discorso di gothic metal originario, quindi comunque parliamo della seconda metà degli anni 90, 97, 98, 99, e sono stati tra gli ultimi gruppi di cui ho memoria che effettivamente sono usciti in questo genere, perché poi a partire dal 2000 c'è stato una moda, un trend che è scoppiato, che è stato appunto quello del cosiddetto symphonic metal, quindi cose tipo Nightwish, Xaria, Within Temptation, che comunque agli inizi con Enter erano comunque, vabbè, non erano Funeral Doom, però, o non erano Doom Death, però comunque avevano mantenuto un pochino di voce femminile, con i CD successivi, ovviamente, cioè di voce maschile, con i CD successivi, ovviamente la voce maschile la mettono nel dimenticatoio. Anche il discorso, ad esempio, di gruppi che comunque non avevano la voce lirica femminile, come ad esempio potrebbero essere Lacuna Coil piuttosto che gli Evanescence, per dire, comunque altri gruppi chiamati un po' dispregiativamente female metal, perché comunque erano tutti gruppi alquanto melodici. Anche a confine comunque col pop rock, che mettevano dentro questo discorso di bella cantante su cui comunque puntavano. Questo discorso comunque anche di look eccessivi, soprattutto mi riferisco, per dire, comunque a certe mise, a certi abiti, ad esempio sfoggiati da Taria dei Nightwish, piuttosto che dalla cantante di Within Temptation, di Epica, per dire, cioè tutti quei gruppi che comunque col discorso di funeral doom metal, o comunque col discorso di doom death, non c'entravano niente, non c'entravano niente, perché innanzitutto non avevano un discorso di grosse vocals maschili, che gruppi come The Sins of Tiny Love avevano. Poi non avevano neanche un discorso di minutaggio delle canzoni a tempo doom, quindi, per dire, le canzoni dei Nightwish, sì, magari arrivavano a 7-8 minuti, però in realtà non avevano un songwriting di tipo doom, non c'entrano niente con un discorso di doom death. Quindi, di fatto, io, vabbè, sarò purista e sarò magari integralista su questo discorso, non dico di no, però a me sentire, ecco, quando sento che comunque gruppi come Nightwish, Epica, Within Temptation, Lacuna Coil,
che sono bravissimi, attenzione, non li sto denigrando, non sto dicendo che fanno schifo, sono bravi, hanno il loro songwriting, una loro personalità, non sto dicendo niente, prima che qualcuno mi dica, ma stai fermino, no, per carità, sono bravi, qualcosina ascolto anch'io, certo, magari dei Lacuna Coil per dire, preferisco magari i primi Lacuna Coil, quindi per dire del periodo in Arevi, o ancora comunque delle P per dire. Le Within Temptation non è l'unico che francamente piace, giusto un 6 rivitato solamente Enter, gli altri li ho ascoltati ma veramente non riescono a piacermi. Gli Epica non li ho mai sopportati per dire, poi vabbè, va anche a gusti per dire, però io non è che dico che quei gruppi lì fanno schifo, non devono suonare o bisogna boicottarli, no. Dico solo che con un discorso di gothic metal originale non c'entrano niente, quindi è stupido usare un'etichetta che all'inizio serviva per identificare gruppi come questo, o comunque ancora prima gruppi per dire come i Paradise Lost o i Maritime Bride, che non avevano praticamente niente di sinfonico, niente di voce lirica femminile, né tantomeno di squinzia messa lì giusto per fare immagine, perché poi tanti di questi gruppi che uscivano, o che magari di tanto in tanto escono anche tuttora, non è che da un punto di vista musicale, di songwriting, siano bravi, è semplicemente mettere lì la ragazzuola, la fanciulla carina e vabbè, fare ascolti per quello. Io non sono contraria, anche qui intendiamoci bene, adesso non è che dovete pensare che io sono puritana e voglio, assolutamente no, non ho niente contro comunque una cantante che si mette degli abiti carini, mette comunque degli abiti erotici per dire, comunque pura dal punto di vista estetico. Io non ho assolutamente niente, a patto che però ci sia anche un discorso di musica fatta bene, ecco sì. Cioè, io mi ricordo ad esempio che uscivano certi gruppi, all'epoca adesso non faccio nomi, ecco, per evitare magari di offendere i gusti altrui, però veramente c'erano tanti gruppi che uscivano all'epoca che in gergo, da un punto di vista dispregiativo, venivano chiamati gnocca metal, perché comunque era tutto basato su questo discorso di bella cantante, prosperosa, carina, che si metteva lì in posa e vabbè, sì, ma un discorso musicale andava a quel paese, quindi voglio dire, ripeto, non sono contraria a donne che si mettono lì tutte carine, ci sta. Anzi, adesso ve la faccio vedere, la stessa cantante di Sins of Thy Beloved, per dire, come vedete, è carina, ecco, era carina. Però, ecco, la qualità musicale dei Sins of Thy Beloved è musica fatta bene, dal punto di vista di songwriting. Altri gruppi che comunque mettevano lì la fanciulla tutta bella, tutta carina, insomma, qualità musicale era, se non discreta, appena appena sufficiente. Quindi ecco, anche qui un discorso di immagine, di look ci può stare, però a patto che ci sia anche un discorso di qualità musicale, perché se no allora diventa consumismo frivolo fine a se stesso. Allora, ritornando più nello specifico, come dico, quindi The Sins of Thy Beloved, anche se adesso purtroppo non si vede nitidissima l'immagine, sono stati comunque uno degli ultimi gruppi ad usare questo discorso sia di pesantezza, non propriamente doom, però che comunque partiva da lì, e poi anche un discorso di voce femminile abbinata alle grosse vocals maschili. Poi ripeto, la cantante di Sins of Thy Beloved comunque aveva una voce femminile alquanto angelicata, no, magari potrebbe anche infastidire, ecco, magari i suoi ascolti prolungati proprio perché è una vocina femminile, manca totalmente comunque di potenza o di estensione vocale, quindi in realtà per dire una cantante come potrebbe essere Vibeke Stene dei Britannia era molto più da un punto di vista di qualità vocale. Era molto più espressiva sotto questo punto di vista, però al di là magari appunto della vocina femminile che potrebbe stancare alla lunga, secondo me The Sins of Thy Beloved sono un gruppo da ascoltare, ecco, se si volesse appunto fare una storia del gothic metal originario, secondo me The Sins of Thy Beloved vanno citati. Vi faccio vedere anche, allora innanzitutto vi faccio vedere anche se purtroppo adesso ci sarà il riflesso, non si vede benissimo, vediamo se
togliendola dalla custodia, ve la faccio vedere meglio evitando il riflesso. Forse così si vede meglio. Ecco, come dicevo, all'epoca vennero recensiti e poi intervistati, intervistati su Metal Hammer. Recensiti anche su Grand Zone, però io adesso ovviamente non ho più il materiale da farvi vedere. Comunque non erano interviste lunghissime, perché all'epoca, ripeto, come gruppo venne comunque considerato una sufficienza rivendicata. Secondo me col senno di adesso sono un gruppo che va sentito e va conosciuto, proprio perché ci permettono di fare una storia del genere, ecco, un'evoluzione del genere, quindi partendo comunque dalla pesantezza sulfurea del Paradise Lost, che comunque rappresentano, direi, la prima ondata, usiamo un po' questo termine, la prima era, per poi passare a quei gruppi che comunque mettevano dentro le vocals femminili, quindi un discorso di canto angelico, anche effettivamente questo tipo di metal all'inizio veniva chiamato The Beauty and the Beast Metal, ma comunque tenevano un discorso anche di vocals maschili, in gross, addirittura comunque nei Sins of Time Beloved qualche volta di tanto in tanto c'è anche uno scream maschile, soprattutto in questo film. Per chi volesse ascoltarli, ecco, magari appunto qualcuno, sicuramente qualcuno se li ricorda, chi ha la mia età magari se li ricorda anche, e chi ovviamente è anche appassionato al genere, idem. Se però qualcuno effettivamente non avesse la mia età e volesse ascoltarli, allora secondo me nei negozi, a meno che non andate a cercare nei negozi nel tipo mercatino dell'usato, non li trovate, io infatti li ho comprati all'usato. Se vi intendete, ecco, se siete capaci, questa io ad esempio è una cosa che non so fare, quindi, però se voi siete capaci, molto più di me, potete cercarli online. Online credo che su siti tipo Amazon, quel genere di siti lì, che io francamente non so neanche cosa siano, però so che comunque la gente in quei posti lì compra CD, provate a cercarli, perché secondo me se cercate comunque di farvi una discografia del genere, i The Sins of Time Beloved ci vogliono. Altrimenti sappiate, ecco, se comunque volete sentirli prima dell'acquisto, l'acquisto comunque è caldamente consigliato, eh. Sappiate che è materiale, non dico da collezionismo, però quasi, perché comunque sappiate che sono rari e non sono più stati ristampati. Infatti io, appena mi hanno detto che ce li avevano in un negozio particolare, cioè gli ho detto subito al venditore di tenermeli lì perché sarei appunto passata a prenderli, perché senza se e senza ma. Perché appena ho saputo, appunto, c'è stata questa persona che mi ha dato un po' questo consiglio, appena ho saputo che lì si trovavano questi due CD dei Sins of Time Beloved, io mi sono subito prenotata di fila, proprio di botto, di colpo, ho mandato la mail che quei CD lì li volevo io, perché li cercavo da decenni. Francamente però non so se voi, cioè se potete trovarli nei negozi così di dischi, dovete un po' cercarli. O comunque li comprate online. L'acquisto è caldamente consigliato comunque. Poi vabbè, se non siete proprio dei collezionisti tipo me, non siete proprio dei feticisti dei CD che lo volete a tutti i costi, potete comunque sentirli su YouTube, perché su YouTube sono caricati, cioè ho caricato l'intero CD, quindi comunque io poi sotto vi metto i link, così ve li andate comunque a sentire. Tra l'altro, nel senso, Time Beloved ci dovrebbe essere anche un DVD che li mostra live, che è stato anche quello caricato su YouTube, se volete vedere anche quello, io l'ho visto tempo fa. Allora, niente, concludo facendovi vedere altri CD di cui vi avevo già parlato, però visto che siamo in tema, diciamo, li rispolverò. Così, se questo fosse comunque il primo video che vedete tra quelli che ho fatto io, riprendiamo l'argomento e lo rispolveriamo. Allora, chi volesse appunto approfondire una storia del gothic metal originario, quindi come abbiamo detto, non il gothic metal farlocco, uso un po' questo termine, che poi non è gothic metal ma è semplicemente symphonic metal, quindi per dire cose tipo Nightwish, Epica, Within Temptation, cose analoghe, cioè voce lirica femminile e basta, e tempi di canzone più vicini ad esempio al power metal che non al doom death,
Ricordiamo che il doom death è una musica sulfurea e pesantissima, e non c'è spazio per un discorso di non c'è spazio per un discorso di melodia tipo pop rock, è proprio una roba sulfurea e pesante, come tale deve restare. Ripeto, io vabbè, lo ammetto, sono purista, nel senso io non ci posso fare niente, comunque sono appassionata di doom, mi piace comunque anche il doom death. E di fatto io sono integralista su queste cose, cioè sono poco propensa a un discorso di evoluzione musicale, o meglio, se un gruppo comunque parte doom death e poi nel CD successivo mi passa a suonare, per dire, hip hop piuttosto che musica dance, ci sta, e non voglio vietare a nessuno di suonare musica, di fare musica, semplicemente però io scelgo di non seguirli più. Tutto qui, bisogna appunto essere onesti, cioè per me un gruppo può benissimo cambiare genere, però se cambia genere deve tenere presente che i fans di vecchia data ovviamente possono anche non seguirli più, quindi non ci deve essere da parte del gruppo la pretesa di essere accettato senza se e senza ma dai fans storici, perché per dire, se io seguo un gruppo che ha sempre suonato Funeral Doom e poi il CD successivo questo gruppo me ne esce con un CD, che so, di musica che magari neanche mi piace, non lo so come potrebbe essere, per dire, il jazz tecnico, ecco, il bebop, per dire, ovviamente io non seguo più. Comunque il gruppo di per sé non è che poi si deve arrabbiare se perde i fans, perché ovviamente sono rischi che devono tenere presenti. Allora, come primi CD, ecco, per chi volesse approfondire un po' che cos'è, capire un po' che cos'è, che cos'era, perché adesso come genere insomma un po' morto sepolto, che cosa fosse effettivamente questo doom death, che ho detto, che è un po' era l'unione del doom metal, quindi tempi lunghi, tempi catacombali, col discorso delle vocals maschili pesanti sullo stile del death metal. Il primo CD che consiglierei, che questo è già un CD comunque di passaggio, è ovviamente Gothic dei Paradise Lost. Avevo già fatto una recensione ai Paradise Lost. Questo, ripeto, in realtà è già un CD un po' di passaggio, perché qui e lì loro già cominciavano a introdurre diciamo, col discorso anche di vocals femminili, che ad esempio sono presenti nella title track. Cominciavano già un po' a spianare la strada a quello che effettivamente è venuto dopo, che sono stati, direi, il binomio Tristania e Theater of Tragedy, che ovviamente sono altri due gruppi imprescindibili. Qualcuno ci metterebbe, prima dei Tristania e dei Theater of Tragedy, ci metterebbe i Theater of the Mortal, però io francamente non sono mai riuscita a farmeli piacere. Non dico di non ascoltarli, ascoltateli, però io adesso non posso parlarvi dei The Third and the Mortal, perché non mi sono mai piaciuti, quindi francamente non. Poi tra l'altro hanno cambiato genere anche due gruppi, ecco, che avevo già recensito, che comunque vi consiglio per chi appunto volesse approfondire il gothic metal della seconda, diciamo, della seconda ondata, quindi dell'eredità post My Dying Bride, post Paradise Lost, comunque post Anathema. Sono appunto i Theater of Tragedy di Velvet Darkness Type Fear, questa copertina qui, che anche se adesso si vede purtroppo molto male, in realtà era una bella copertina, con questa donna seminuda distesa sul manto viola, e i Tristania di Widow's Weep. Allora, questi gruppi poi hanno fatto anche altri CD, però tranne i Tristania, che hanno mantenuto comunque una qualità medio-alta, anche se vabbè, io devo dire che quando loro hanno fatto il cambio di cantante io non li ho più seguiti, perché francamente avevo sentito il loro singolo degli Year of the Rat, non mi piaceva, quindi non li ho più seguiti da lì. Tra l'altro non so neanche effettivamente se suonino ancora, perché poi ho smesso proprio di sentirli, di seguirli anche da un punto di vista di informazione online. I Theater of Tragedy invece anche loro hanno cambiato genere. Anzi, molto più dei Tristania, e Theater of Tragedy, a un certo punto, non mi ricordo però quando, era il 2002-2003, si sono dati all'elettronica, con Musique, mi pare, un CD che effettivamente ha fatto un po' di scandalo.
non erano cattivi, ecco, non erano pessimi, però insomma tutt'altro genere. Quindi non è che va bene adesso gli si può condannare perché ha cambiato genere, però sta di fatto che se una persona è teatro tragico e li apprezza per questo CD qui, è difficile che trovi bello quanto poi loro hanno fatto dopo, essendo tutt'altro genere. Tra l'altro effettivamente Liv Cristina a me non è mai piaciuta da un punto di vista di vocals, l'ho sempre trovata alquanto legnosa. Infatti i teatro tragici mi piacciono musicalmente, però non mi piacciono dal punto di vista di vocals di Liv Cristina, che peraltro ho seguito anche molto poco, perché poi lei ha fatto anche la carriera solista. Vi faccio vedere l'ultimo, ecco, anzi, gli ultimi 2 CD di cui vi avevo già parlato, che sono gli Anathema di The Silent Enigma. Allora, gli Anathema, anche per gli Anathema vale lo stesso discorso fatto per i Paradise Lost o per i My Dying Bride. Gli Anathema anche loro ovviamente si sono alleggeriti nel corso degli anni. Attualmente non so neanche più che cosa facciano uscire perché non li ho proprio più seguiti. So che similmente ai Catatonia anche gli Anathema si sono virati più su un discorso di musica post-rock, comunque non c'entrano più niente con un discorso di origine. Non dico che siano cattivi o che siano pessimi, io però non li ho proprio più sentiti. Quindi mi è anatema dal dopo The Silent Enigma, francamente no. Potrei citare Alternative 4, però ripeto, dopo quei 2 CD lì non li ho proprio più, non so proprio più effettivamente cosa abbiano fatto. Avevo letto le recensioni e devo forse aver sentito qualcosina così degli ultimi singoli, però non c'entrano più niente con un discorso di origini. Questo qui secondo me è il loro CD più bello, anche se tenete presente che il loro debut album, che è Crestfallen, se ricordo bene, che purtroppo non ho, era molto più sussurreo, molto più pesante. Faccio vedere magari qualcosina, vediamo un po'. Quindi questo secondo me è il loro CD migliore. Tra l'altro anche la copertina molto bella, comunque anche se adesso vabbè, purtroppo non si vede, con questo chiaro di luna stupendo. Poi vediamo un po', vediamo se così riuscite a vedere, forse no. Poi, ecco, un altro gruppo che meriterebbe ovviamente tutta un'analisi particolare, però anche qui io non sono la persona più propensa per farlo, sono ovviamente i My Dying Bride. Allora, anche i My Dying Bride all'inizio erano doom death pesantissimo. Ad un certo punto loro hanno smussato una certa asperità del loro sound doom death e di fatto sono virati più su un gothic metal, però alquanto personale, perché in realtà il cantante, che se ricordo bene si chiama Aaron, sì, è sempre stato particolare nel timbro vocale. Quindi effettivamente questo qui è l'unico CD dei My Dying Bride che a me piace. Mentre ovviamente altri fan dei My Dying Bride vi citerebbero The Dark River, se ricordo bene, come CD, probabilmente ve ne citerebbero anche qualcun altro. Io li ho sentiti quei CD e vabbè, se li vedo a poco li compro anche, però devo dire che non mi hanno mai più di tanto entusiasmato. Anche se, ripeto, il cantante Aaron dei My Dying Bride ha sempre avuto un timbro particolare, molto recitativo, quasi un spoken word. Effettivamente poi anche i testi dei My Dying Bride sono molto curati, da un punto di vista anche di sintassi. Questo qui è l'unico CD dei My Dying Bride che mi piace, quindi Songs of Darkness, Words of Light, che all'epoca effettivamente non piacque a tutti. Effettivamente c'erano dei fans comunque dei My Dying Bride che lo trovavano un po' scontato. A me stranamente è piaciuto come CD, e difatti me lo sono comprato originale. Secondo me la canzone più bella è The Price of Beauty, di cui tra l'altro esiste anche un video ufficiale. Meriterebbero appunto un'analisi a parte, perché bisognerebbe appunto spiegarvi bene tappa per tappa tutta la loro discografia. Io comunque, ripeto, non sono la persona più propensa per trattare i My Dying Bride, perché di loro, ecco, non mi hanno mai entusiasmato. Ho sentito comunque il debut album, che ovviamente rientra in ambito doom death molto pesante.
E che comunque consiglio. Tra l'altro io l'avevo visto anche originale, ma me l'hanno fregato, nel senso che qualcuno più veloce di me nell'estrarre i soldi se l'è portato via. Altrimenti me lo sarei comprata e ve l'avrei fatto vedere. Poi ovviamente c'è il loro periodo di transizione dove si sono dati a questo gotico molto, molto intimista. Soprattutto, ripeto, hanno comunque mantenuto il tempo Doom. Hanno tolto il discorso di gross vocals, o comunque l'hanno usato con più parsimonia, e hanno tenuto un discorso di voce maschile recitata, è molto, molto poetica, quasi spoken word. È molto sofferta. C'è un'interpretazione del cantante che effettivamente, ad esempio in questo CD qui, non canta più, ma si limita appunto a declamare. Fino appunto ad arrivare a questo CD qui che, ripeto, non piace a tutti i fans dei Maiden Bride, a me però è l'unico CD che effettivamente di loro mi piace. Sono un po' queste stranezze. E quindi, vabbè, da parte mia io ve lo consiglio. Ovviamente lì sotto vi metto comunque anche il loro capolavoro riconosciuto. Vi metto anche l'EP, o meglio l'EP, il discorso del debut album. E poi vi metto anche questo, così li ascoltate e poi mi dite un po' che cosa preferite tra i tre. Allora, niente, direi di avervi detto un po' tutto quanto volevo dirvi. Vi cito l'ultimissimo gruppo, che però non so se effettivamente è stato caricato, forse no. Che sono stati, perché non so se sono ancora in giro, sono stati Via Mistica. Questo CD tra l'altro me lo regalò Antonello, appunto il mio amico a cui avevo appunto dedicato il video. Loro erano polacchi, però francamente non so se siano stati caricati su YouTube. Ovviamente il CD è fuori, cioè qui in Italia, o meglio nei negozi di CD non credo lo troviate. Provate comunque a cercarlo. Sempre all'usato. Da un punto di vista musicale, ecco, ricordano ovviamente i Tristania, anche se, vabbè, ovviamente non arrivano al grado di bellezza di Widow Sweet, però, ripeto, non sono male. Non so però effettivamente se siano stati caricati, o che cosa abbiano fatto uscire anche dopo, se sono ancora in giro, ma non credo siano più in giro. Perché questo CD qui, io tra l'altro non posso neanche passarlo sul computer perché il computer non me lo legge, cioè lo posso sentire solo col lettore. Non so che cavolo ci hanno messo dal punto di vista dei sistemi anticoppia, però io ad esempio questo CD qui non posso passarmelo sul computer. Quindi, non so, spero che qualcun altro sia riuscito a caricarlo, ecco, perché altrimenti. Se nessuno riesce a caricarlo è un peccato perché comunque come gruppo è vero che non arrivano ai livelli di capolavoro, però insomma sono un ascolto piacevole. Allora, niente, che altro dirvi? Direi di concluderlo qui il video. Spero che sia stato un video interessante, che sia stato un po' esplicativo, comunque abbia messo un po' le cose in chiaro. Ringrazio ovviamente la persona che mi ha consigliato dove effettivamente questi CD stavano. Spero che il video vi sia piaciuto, finalmente sono riuscita a fare un video su The Sins of Tidy Love dal modo che volevo farlo. Che altro dirvi? Spero che di avervi invogliato, ecco, nel senso di avervi, se non li conoscevate già prima, anche se però effettivamente chi ha la mia età probabilmente se li ricorda. O comunque li ha già sentiti nominare, perché può capitare anche di sentire che magari ad esempio su YouTube, ecco, se leggete un po' i commenti. Loro effettivamente, anche se poi non hanno più fatto uscire niente e probabilmente non sono neanche più in giro, in realtà ci sono ancora un po' di persone che se li ricordano e che li citano volentieri, perché effettivamente come gruppo secondo me ha lasciato il segno. Che altro dire? Vi spero di avervi invogliato, ecco, se comunque è un gruppo che non avete mai sentito prima, provate, ecco, comunque sentiteli su YouTube, perché su YouTube comunque sono caricati. Per il resto, niente, fatemi un po' sapere se vi è piaciuto il video, cosa ne pensate, se avete in mente qualche altro gruppo. Io, a dire la verità, ne ho in mente anche altri, come ad esempio potrebbero essere i Diabolik, per dire, che comunque andavano all'epoca, potrei citare anche comunque la corrente del Funeral Doom, per dire, comunque gruppi come Tyranny, Shape of Despair,
Tristitia, per dire, un po' tutti quei gruppi che di fatto andavano in quell'epoca lì, e io mi ricordo, leggevo le recensioni, li ascoltavo anche su Psychosonic, CD allegato a Psycho, una rivista del tempo. Sono un po' tutti i gruppi che mi sono rimasti nel cuore, sono un po' tutti quei gruppi che a distanza di decenni io quando me li vedo nei negozi di CD me li compro. Tra l'altro adesso un altro CD che io vorrei avere per completare la mia collezione di CD gothic metal originale, quindi comunque la discografia del genere consigliata, è Always dei The Gathering. Dei The Gathering io a Mandiglio ne avevo già fatto la recensione di quello e mi manca il CD più bello che loro hanno fatto, che è appunto il debut album Always, dove lì appunto sono stati comunque, anzi addirittura ancora prima dei Tristania, perché i Tristania comunque sono usciti nel 1998, Always se ricordo bene è del 1992 o comunque del 1993. Effettivamente sono stati loro tra i primi a mettere la voce femminile e quel CD lì Always è 100% gothic metal. Anche se di fatto all'epoca questa etichetta ancora non si usava, perché si usava l'etichetta Doom Death, quindi. Solo che, appunto, ripeto, Always dei The Gathering la vedo dura a trovarlo, perché peraltro non credo neanche sia più stato ristampato, perché poi The Gathering ha fatto tutt'altro genere musicale, sono passati a fare tipo una specie di post-rock, bellissimo, particolare, quanto volete, però appunto io non li ho neanche più seguiti, per dire, da How to Measure a Planet in poi. Non so neanche più cosa effettivamente abbiano fatto uscire. Leggevo le recensioni così, poi vabbè la cantante è bravissima, Nick, per dire, poi lei ha fatto anche la carriera solista, però con un discorso di gothic metal non c'entravano più niente. Hanno cambiato totalmente genere, quindi per dire io di loro. Mi piace Mandillion, che è del 95, che ovviamente lì siamo già nel gothic metal melodico, però secondo me Always è ancora più bello e Always purtroppo non ce l'ho. Lo voglio avere, vediamo un po', se sarò fortunata lo troverò da qualche parte. Per il resto, che altro dirvi? Niente, mi piacerebbe farvi anche altre recensioni musicali, vedrò di farvi qualche altro CD tra quelli che mi piacciono, perché comunque sono contenta di andare un po' a ripescare dall'oblio dei gruppi che magari non sono neanche più in giro, comunque magari si ricordano in pochi e di fatto magari creare un po' un interesse verso di loro, anche se vabbè sono cose magari morte e sepolte, sono cose di 10 anni fa, però mi fa piacere se comunque di fatto nuove persone si appassionano a questi gruppi, se no solo noi trentenni insomma restiamo lì un po' così. Sarebbe bello se persone anche più giovani si appassionassero un po' a questi gruppi, morti e sepolti, vabbè, di un decennio del tempo che fu. Qualcuno potrebbe dire che è musica per vecchi, va bene, però secondo me se la musica è buona e cioè, fa sentire delle belle emozioni, alla fine non ha età. Va bene, niente, che altro dirvi? Concludo qui. Allora, spero che sia stato un video interessante. Se vi ricordavate dei Sins of Baby Love, scrivetemi sotto che cosa ricordavate di loro, se vi piacevano. Se magari non vi piacevano all'epoca, però poi li avete rivalutati e adesso vi piacciono, o se non vi sono mai piaciuti, perché ecco, sarei curiosa appunto di sapere se in Italia esiste ancora qualche fan di Sins of Baby Love. Io, se devo essere sincera, ne ho conosciuto uno solo, parecchio tempo fa. L'unico ragazzo che effettivamente se li ascoltava in macchina, è stato l'unico ragazzo che effettivamente li ricordava, esattamente come li ricordavo io. Se c'è altra gente che se li ricorda, scrivete, ecco, perché mi piacerebbe appunto sapere se effettivamente noi fans dei The Sins of Baby Love esistiamo ancora qui in Italia, a parte quelle 2 o 3 persone, magari, ecco, se almeno arriviamo a 10 o 20 persone, ecco, sarebbe piacevole scoprirlo. E detto questo, ringrazio tutte le persone che hanno ascoltato il video e spero possa essere stato interessante.